Perché povero? Ad un passo da me il direttore della pensione mi disse: La stanza 76 è quella del vecchio Gavazzi. 2 giorni fa l'abbiamo trasferito lì da una camera d'angolo. Rossi, che si trovava prima alla 76, aveva fatto il diavolo a quattro, così abbiamo deciso di scambiare le stanze. Questa non la darei a lei. Ricordavo la stanza 76, rumorosa e insopportabilmente afosa. Era attigua alla cabina dell'ascensore ed era il punto d'incontro di tutte le tubature della pensione. Anche le altre pensioni avevano una stanza del genere, che di solito non si affittava, a meno che la pensione non fosse al completo. Pensai che anche la stanza 76 aveva la sua necessità di esistenza. Forse ancora più pregnante delle altre stanze, perché forniva una base a chi l'abitava per sperimentare la sua coscienza. Abbiamo spostato il signor Gavazzi perché lui non si lamenta mai, disse il direttore, precedendomi nel corridoio. In sala da pranzo gli assegniamo sempre il tavolo accanto alla porta dei gabinetti, che nessun altro prenderebbe. All'idea che un cliente abituale, il quale per giunta era un uomo gentile e tranquillo, fosse trattato in un modo così opportunistico, mi dette fastidio. Il direttore della pensione aveva un aspetto che si adattava perfettamente con la scarsa moralità della sua gestione. Aveva un corpo esile e adunco. Era la risultanza della sua coscienza ancora angusta? Arrivammo davanti alla stanza 98. Il direttore bussò e per tutta risposta si udì un gemito che cominciava con un sospiro, saliva in crescendo e poi cessava bruscamente. «Apri con la chiave comune», ordinò il direttore al ragazzo che ci accompagnava. «Presto!» Poi si tirò da parte per lasciar passare il ragazzo. Questi aprì la porta, accese la luce e chiamò subito: «Direttore, venga!» Entrammo nella stanza e rimanemmo colpiti dal calore soffocante che vi regnava, nonostante il condizionatore d'aria. Sul letto c'era un vecchio terreo in viso che faceva sforzi disperati per respirare. Sembrava che stesse abbandonando il piano fisico. Ci avvicinammo prontamente al capezzale. Una volta nell'ambulatorio di mio padre avevo visto un paziente che stentava a respirare e ricordai quello che mio padre aveva fatto. «Apri la finestra», ordinò imperiosamente all'infermiera. «Se non si apre, rompi il vetro». Detto questo, mio padre si dedicò al vecchio rantolante nel letto. Il suo respiro non era migliorato e il viso gli diventò cianotico. Ricominciò a gemere nello sforzo di emettere l'aria. A suo tempo io osservavo tutto questo dal divenire, ma adesso so che nella realtà l'anziano viveva quella scena congelata nell'eterno presente, per cause matematicamente precise che provenivano dai piani superiori di esistenza. «Signora Abbiategrasso», disse adesso il direttore, cercando di infondergli una tranquillità che il vecchio era ben lungi dal provare, «se restasse completamente immobile, farebbe meno fatica a respirare». Gli passò un braccio intorno alle spalle mentre io afferravo i cuscini spingendoglieli dietro la schiena in modo che potesse appoggiarvisi. Pensai che quel povero vecchio, perché povero, viveva semplicemente la sua vecchiaia. Inconsapevolmente si adeguava al suo nuovo sentire che si ampliava proprio grazie a quel momento di crisi.